Stefano Mattioli e Feliciano Baliani sono stati nominati liquidatori della società Fils. A deciderlo l'assemblea dei soci della società partecipata, in cui è stata dichiarata l'impossibilità della ricapitalizzazione, considerato il bilancio della società stessa. A TRG lo riferisce oggi il sindaco Nandomi Smetti, che parla anche di scadenze entro ottobre, un nuovo piano industriale in base al quale valutare le prospettive per la società. Dopo il Consiglio Comunale di lunedì, ieri si è tenuta l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio, quindi abbiamo approvato il bilancio, come tutti conosciamo, con una perdita di oltre 500.000 euro, e questo in seguito anche al mandato del Consiglio Comunale, sia del 27, ma anche della mozione che fu approvata in Consiglio Comunale il 24 maggio in occasione del bilancio di previsione, si è avviato un percorso che è apertura della liquidazione e mandato ai liquidatori di seguire liquidazione, certamente, ma affidata anche la gestione di tutti i servizi attuali, perché non potevamo certamente interrompere i servizi, e anche affidare i nuovi servizi che il bilancio 2016 approvato già prevedono, e contemporaneamente il mandato che si vada a predisporre un piano industriale che entro la fine di ottobre deve essere concluso. E lì vedremo se c'è le condizioni con un progetto puntuale di dare una prospettiva e un futuro alla società. Io sono consapevole che il binario, come tutte le strade, sono certamente non semplici, ma il nostro obiettivo è quello di dare servizi alla comunità, servizi a costi e qualità importanti, e contemporaneamente salvaguardare l'occupazione. Di oggi le dichiarazioni di Mismetti anche sulla richiesta da parte di Elisabetta Piccolotti delle dimissioni dell'assessore Elia Sigismondi. Rispetto le posizioni di ciascuno, ha detto, ma la situazione della Fils non è dovuta all'attuale gestione, visto che dal 2008 ad oggi il numero dei dipendenti è passato da 44 a 36, per un fardello che si porta dietro da 10 anni. Qui non si tratta di responsabilità individuali, ha detto Mismetti. Con lo stesso criterio anche la Piccolotti, in giunta dal 2009 al 2014, dovrebbe dare le dimissioni.